Storia, arte, cultura, gastronomia. Tutti gli appuntamenti di Weekend da scoprire. A Vico nel Lazio, fino a domenica 1 ottobre, si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Santissimo Rosario, con vari eventi religiosi e civili in programma. Venerdì 29 a Col Felice, secondo appuntamento di Col Felice tra storia, musica e folklore. Alle 21, nel piazzale antistante la sede comunale, si terrà il concerto Dai cori della tradizione popolare ai più bei cori d'opera, con il coro polifonico Collegium Musicum Vox Angeli, il mezzo soprano Angela Nicoli e i musicisti dell'Iri Ensemble. A Veroli alle 21, a Casamari, nella piazza antistante l'Abbazia, grande spettacolo con la grande orchestra di Vale Music Eventi. A Giuliano di Roma alle 21, presso Borgo Vittorio Emanuele, appuntamento con il Memorial Domenico e Alessio Celenza, con Club Mario, Ligabue Tribute in concerto e stand gastronomici. A Cassino, venerdì e sabato in Piazza di Amare, appuntamento con Cultiva Cassino, una manifestazione volta ad esaltare le radici storiche dell'agricoltura locale, con intrattenimento musicale. Sabato 30 a Picinisco, dalle 8.30, appuntamento con l'undicesima edizione di Soavità d'autunno, escursione, raccolta funghi, lezione di micologia, intrattenimento per bambini, gastronomia e musica. A Cassino, l'Associazione di Volontariato Angeli in Moto, sezione di Cassino, e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Cassino, organizzano il giro in moto senza vista. Raduno alle 10 in Piazza Corti a Cassino con colazione offerta, partenza alle 11 e arrivo a Viticuso alle 13 con pranzo offerto, rientro libero. A Bellegra, sabato e domenica nel centro storico, primo appuntamento con la 15ª edizione della Sagra delle Tacche ai Funghi Porcini, organizzata dalla Proloco per celebrare due prodotti tipici della cucina e del territorio bellegrano. Stand gastronomici, mercatino di artigianato e prodotti tipici, raduno d'auto d'epoca, sbandieratori, gruppi musicali e folcloristici, convegno enogastronomico, area giochi per bambini e visite guidate. Domenica, nona edizione del corteo storico Gens Vitellia. Domenica 1 ottobre, ad Arnara, appuntamento con il terzo Delta Day, la regina in ciociaria. Ritrovo alle 9 in piazza Capogna, alle 10 partenza del Delta Giro, con arrivo e sosta presso il corso di Fiuggi e pranzo a Canterno. Ad Aquino, alle 21, presso la chiesa Madonna della Libera, si terrà il concerto della fanfara della Polizia di Stato, maestro direttore Massimiliano Profili. Per inviare le vostre segnalazioni, scriveteci a weekend@teleuniverso.it.